l'ingresso in campo delle due squadre. Un saluto alle tribune e anche a tutti voi che ci seguite da casa. Saluto tra le due squadre, l'ultimo scambio di battute con i propri allenatori e poi si scenderà in campo. Da 15 minuti, al termine dei quali se non si fosse stabilito un vincitore, lo si farà con i calci di rigore. Tanto il pallone recuperato, anzi no, uscito, quindi rimessa per il CHC, se ne occupa Finzi. Poi Periti che respinge, poi il tiro di Finzi che si stampa sulla traversa e la ribattuta e finisce fuori. Serve Tulliani sulla destra, poi ottima la chiusura in scivolata di Finzi e il pallone finisce in out. Palla in mezzo, non riesce ad arrivarci Benedetta Cardellini, pallone ancora respinto in out. Periti ancora in mezzo, Chinni lontana di testa, poi il tiro! E la grandissima rete di Rapone a recuperare con Camertoni, poi Benedetta Cardellini che va a infastidire il possesso avversario, pallone ritornato indietro il CHC, poi non riesce il controllo al numero 10 Gasperoni e quindi palla sul fondo, Cerroni che riprende, lo fa andando da Periti, ottima la chiusura e può ripartire il CHC con Gasperoni che trova la rete del pareggio al decimo minuto. Tulliani adesso viene murato, palla che finisce tra le mani di Chinni, serve sulla sinistra a Finzi, verticalizzazione per Gasperoni, murato da Periti, ma ancora Gasperoni che si porta sulla bandierina, poi serve il compagno, il tiro e la grandissima rete del numero 8. Porta in vantaggio il CHC, palla in mezzo a cercare Gasperoni, il tiro che si stacca sotto il corpo, sotto l'incrocio dei pali. Bertoni lotta contro Rapone, alla meglio il secondo, pallone messo direttamente in mezzo, non riesce il controllo, quindi ancora un out in favore del Poseidon. Periti che va alla battuta, va direttamente in mezzo e Tulliani che non riesce a imprimere la giusta forza, l'arbitro dice che può bastare così. 3-1 alla fine del primo tempo regolamentare, ci vediamo tra pochissimo. Legna anche avanza sulla sinistra, prova a servire i compagni, non ci riesce, poi palla che comunque arriva dalle parti di Albanese, poi ottima l'uscita di Rapone, finisce in corner. Palla in mezzo, il colpo di testa e il palo clamoroso di Chinni. Di pausa per permettere al CHC di fare il cambio di portiere. Legnante è entrato tra i pali, tanto Chinni sulla sinistra, duello con Periti, poi guadagna la rimessa, ancora palla in mezzo a cercare i compagni, poi il tiro di Camertoni per il 4-1 al 24esimo minuto, poi Rapone che la blocca, ancora per Periti, Cerrone, verticalizzazione per Cardellini che non ci arriva, quindi palla in out, finisce qui e il CHC vince la semifinale, anzi no, la finale del torneo Dulcis in Fundo. Un saluto a tutti.